forse si perderà. Giallo rosso è fede all'anima, Perulesce brucia l'anima, e Perulesce alle. Eccoci qua, tornati in diretta, amici di Pianeta Lecce, con una nuova puntata di PL Night Show. Come vedete è cambiato il conduttore, abbiamo alzato leggermente l'età media della puntata con la mia presenza, però al mio fianco ci sono Carlo Legittimo e Andrea Sperti. Ciao Carlo. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Allora, puntata che insomma si preannuncia come sempre ricca di spunti e ricca di contenuti, nonché ricca di ospiti. Andrea, vuoi ricordare tu da chi partiremo questa sera? Sì, tra circa 10 minuti si collegherà l'ex terzino del Lecce, Davide Brivio, poi arriverà il giornalista di Cronaca di Spogliatoio, ma anche del Foglio, di diverse testate nazionali, Giuseppe Pastore, e infine Gianluigi Torre, che è un giornalista di Milan News, per prepararci, no, poi alla partita di domenica sera. Noi salutiamo intanto già tutti gli amici che sono arrivati nella nostra sezione dei commenti qui su Twitch. Dicevi giustamente, Andrea, parleremo chiaramente di Lecce Milan un po' con i nostri ospiti. Io vedo Carlo già carico, concentrato, forse concentrato, un po' teso, sì. Forse un po' teso. Molto teso, Pierpaolo, ma come fai a non essere teso? Qua ogni partita adesso è pesante, eh? Il risultato comincia a essere pesantissimo, anzi. C'è tensione, vedi Andrea, c'è molta tensione con queste parole di Carlo. Stavo pensando che questo trizio, vabbè, c'era qualcun altro quella volta, però diciamo che l'ultima volta abbiamo fatto una trasmissione noi tre, tutti e tre insieme, e dopo Atalanta-Lecce. Quindi porto male. Porto male perché arriva chiudiamo un cerchio, insomma, chiudiamo un cerchio. Ragazzi. Quindi chiudiamo, una parentesi, chiudiamo un cerchio, abbiamo aperto la parentesi, la chiudiamo. Una parentesi negativa, però dai, io... Cioè, sì, tensione. Diciamo che la partita di domenica è una partita, in realtà, di quelle nelle quali tu hai poco da perdere, no? Perché tu vai a San Siro, sulla carta, a San Siro. Credo che nelle ultime 19, non vinciamo tipo da 19 partite, abbiamo vinto una volta solo a San Siro nella nostra storia. Quindi... Un gol di Govedarez. Contro il Milan, dici? No, di Vugrinez contro l'Inter. Vugrinez era l'Inter. Ho detto Govedarez contro il Milan. Tu sai chi è Govedarez? Francamente non l'ho mai visto giocare, credo sia un difensore, cos'era? Era un centrocampista spilungone, arrivato non mi ricordo da quale. Ma io sto andando a memoria, ragazzi, smentitemi se dico una fesseria, eh. Cioè, non c'ero, come faccio? Esattamente, Carlo, io... Te lo dico io. Attenzione, no, perché io poi ci informo in diretta. Io ti dico pure dove stavo. Io stavo in un autobus a Roma. È arrivato dal Fondam nel 97 a Lecce. Sì, noi eravamo già retrocessi, se non mi sbaglio. Io stavo in un autobus a Roma, mi tenevo... dissi... Cosa non è che ci stava Tele Più, forse ci stava Tele Più all'epoca, qualcosa del genere, le partite si sentivano più. Eravamo già retrocessi, ma cosa ha fatto il Lecce? Disse: oh, il Lecce ha vinto, Lecce, come ha vinto? Sì, gol di Govedarez, fece l'unico gol di testa, bellissimo, fece un gol bellissimo di testa. Ragazzi, se sto dicendo una fesseria, smentitemi e chiedo scusa. No, ma la chat sta confermando. Quindi. Io francamente pensavo non avessimo mai vinto a San Siro. No, con il Milan. No, abbiamo vinto questa volta. Ci fu un'espulsione per il Milan, fummo agevolati da un'espulsione giustissima, che di solito non ci davano mai, Andrea, perché figurati se Lecce si guadagna un'espulsione a Milano, no? Col Milan. Invece l'arbitro, che non mi ricordo chi era, fu bravo ad espellere giustamente un loro giocatore, e quindi loro rimasero in 10. Ma non vincemmo per questo, perché vincemmo perché giocò veramente bene il Lecce, ci sottovalutarono come spesso accade,
e degli episodi ci sono stati favorevoli, tra cui questo gol di Govedarica che fece un gesto, cioè sfruttò quello che era la sua abilità, no? La sua altezza, fece questo gol di testa. Ma sto ragazzo fece solo sta cosa nella sua carriera a Lecce. Poi però prima era la sesta giornata, Rarlo, dirono la sesta giornata, non Lecce. Io forse mi ricordo che eravamo retrocessi. Siamo retrocessi forse poi alla fine. Ma poi questo ricordo, sembra strano la sesta giornata. Sono passati 25-26 anni. Vabbè, può essere, dai. Mi fido di quello che dico. No, leggiamo intanto un po' di commenti, fanno gli auguri a Filippo, il motivo per cui ci non ci ha invitati, auguri Filippo, però non ci ha invitati, è il motivo per cui siamo qui, mentre salutiamo Stefano Sozzo anche. Ciao Stefano, almeno a te ti ha invitato. Quando eravamo collegati in tre, Gabriel chiede chi era la punta centrale e chi gli esterni. Io non ho il passo per fare l'esterno, io ve lo dico. No, per Paolo attaccante alla Irone Caracciolo, davanti a punta centrale. No. Non l'ho mai visto giocare Pierpaolo, la verità. Sì, poi ho perso un po' di mobilità, diciamo, negli ultimi anni. Io naturalmente io faccio il mediano metodista perché si lavora di cervello in quel punto. Alexis Blenner alias Carlo Legittimo. Ce lo vedo Carlo alla Ciccio Blend di davanti. Io ho visione di gioco, ragazzi, quando gioco, cioè nel senso avrei bisogno di... No, ma io non gioco a pallone, cioè ho giocato, però diciamo in testa ho la visione di gioco, però non è che l'ho mai sfruttata perché non ho mai giocato. E la differenza sulla carta. Diciamo, nel Carlo, calcio, mi confermano, scusa Stefano, mi confermano quinta, sesta giornata? Vabbè, allora ricordo, vabbè, raga, sta cosa ma non me la ricordo, quindi forse retrocedemmo, mi sono confuso questo, però già è tanto come sono ricordato col di Covedaris. La maglia di Ofere, per rispondere a Gabriel, mi manca, però stasera intervisteremo uno che ci ha giocato con Ofere. Scusa, ma che sto pensando, cioè manco Pierpaolo è stato invitato, cioè una cosa incredibile questa. No, non ha invitato nessuno. Oppure ha invitato qualcuno della sua ristretta cerchia. Io ho detto a Filippo: assurdo, tu non mi hai invitato, e mi ha detto: sei troppo grande. Pierpaolo è un anno più grande di me, è normale. Ancora peggio poi Pierpaolo, e poi a salire. Quindi io e poi andiamo proprio a salire. Sì, giusto. Giusto, quindi Carlo si riconosce in Zanchetta. Io farei una news su Pineta Lecce. Come in Zanchetta? Sì, in Zanchetta. No, le punizioni, cioè, i professionisti, qual è la differenza tra i professionisti e quelli che giocano, che ne so, ai campetti di periferia? È che chi ha ci sono quelli che hanno la visione di gioco nella testa e nei piedi, e ci sono quelli che hanno la visione di gioco solamente nella testa e poi nei piedi. Esatto. Niente. Io sono uno di quelli. Però, diciamo, il tendere ad avere una visione di gioco anche solo nella testa è già importante. Quindi... Bravo Stefano, esatto, sono d'accordo. Io pure ce l'ho nella testa, mancano i piedi, però diciamo nella testa le intenzioni ci stanno. Poi. Invece oggi, adesso dobbiamo dire che Andrea Sperti ce l'aveva sia nella testa che nei piedi, perché si dice, si narra che fosse un bravo giocatore di tutto non avevo, rispetto. Non avevo i crociati forti, però, e quindi sono saltato. Crociati. Diciamo pare che insomma se Andrea Sperti avesse avuto un crociato in più a quest'ora staremmo parlando di altro nella stagione del Lecce. Diciamo che qualcuno avrebbe potuto stalzarlo, qualche gerarchia a centrocampo avrebbe potuto stalzarlo. L'ultimo gol su punizione del Lecce, ci dice Gabriel. Io ricordo Mancoso a Napoli, no? Sì. Penso proprio di diretta sì, ragazzi, perché diretta, poi diretta, sì. Credo proprio Mancoso a Napoli, se non sbaglio. Mamma mia, sì. Perché prima di lui Coda l'anno scorso ha preso un palo a Vicenza sicuramente, sì, però non ha mai segnato. E Strefezza io su punizione non me lo ricordo, no. Bisogna vedere l'anno di Corini, forse qualche cosa c'è stata, però con Falco, ma non credo che segnò, non credo. Falco segnò solamente col Chievo, fece col Chievo, col Veneto. Tra l'altro, Andrea, Davide Brivio è uno che tirava bene le punizioni. Due punizioni oggi due gol. C'aveva un sinistro, un destro. Che cos'è? Sinistro era lui, no? Sinistro. Giocava terzino sinistro, quindi c'aveva un sinistro che è una bella zeppola, Davide Brivio. Sto cercando di ricordare. Segnò contro il Genoa e contro il Siena. Col Siena, quando vincemmo 4-1, riquadrato, eppure le fecero magia, champagne. E col Genoa un 2-2 molto beffardo, che poi secondo me sarà, diciamo, l'inizio della fine quel 2-2, perché
là loro ci recuperarono, cioè, o meglio, non riuscimmo a vincere, e poi non ci diede la spinta per raggiungerli, perché poi alla fine quell'anno anche il Genoa fu la lotta. Effettivamente, a proposito di punizioni, a quarta ci è mancato poco Bistrovic. Effettivamente non ha tutti con l'Inter, no? Sì, con l'Inter. La prima giornata contro l'Inter ci è andato abbastanza vicino. Io non vedo specialisti in questa squadra sui calci di... Ah, Helgason, l'unico Helgason forse che ha il piede per tirare, anche Oden in realtà. Però, sì, Oden forse un piedino ce l'ha, il piedino Oden ce l'ha, ne ha avute poche a disposizione queste spezzoni di partita. Ma però, guarda, io stavo guardando l'altro giorno, ero attento a guardare la statistica sui calci di rigore, ma il Lecce forse due, in un campionato dove in realtà... È vero che sono diminuiti i calci di rigore tra tutte le squadre, però... Tu pensa che l'ultimo alla settima giornata, fai conto, l'anno di Liverani, ora non voglio dire una scemenza, ma l'anno di Liverani credo, e vado a memoria, ne abbiamo avuti 17. Perché comunque molti gol di Mancosu... Mancosu chiuse a 14 gol. Su forse 10 rigori, 9 rigori, non so già. Mancosu chiuse a 14 gol, ma credo sì, una decina arrivarono credo sul calcio di rigore. Vabbè, no, se non sbaglio, abbiamo il primo ospite della serata, è con noi Davide Brivio. Ciao Davide, a tutti. Buonasera Davide. Buonasera. Mi permetto di darti del tu, innanzitutto benvenuto qui in diretta con noi. Ora arriveranno i commenti dei tifosi chiaramente scatenati, perché Davide Brivio rievoca bei ricordi, un calciatore che ha lasciato il segno in quel biennio a Lecce. Fra l'altro andiamo un po' sulla scia, perché due settimane fa abbiamo avuto Mister De Canio qui che ha ricordato proprio quel periodo, quindi io partirei col chiederti: Lecce cosa rappresenta ancora per te? Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a questa trasmissione qua, sono molto contento, mi fanno sempre piacere le parole che spendete per me, ne sono veramente orgoglioso. Per me, ripeto, insieme all'Atalanta, che comunque ha fatto parte della mia gioventù e tutto, Lecce è un pezzo di cuore, lo ricordo sempre, ci tengo sempre a ribadirlo, perché è stata la mia prima esperienza in Serie A, mi ha dato tantissimo sia dentro il calcio che fuori dal calcio, quindi per me è stata un'esperienza bellissima che porterò sempre dietro con me, è stato proprio fantastico in tutto e per tutto. Vai Carlo. Parti proprio con me. Stavamo appunto ricordando il tuo sinistro, che ho definito zeppola, che da noi si dice così, no? Quando c'hai un tiro forte, una bella zeppola. Hai fatto due gol, ci ricordi un pochettino, te li ricordi quei gol, chi l'hai fatti, Davide? Poi ti faccio la domanda seria. Sì, l'ho fatto con il primo col Siena, il 4-1, e ho fatto poi il 2-1 con il Genoa. Sì, me le ricordo molto bene. Dovremmo farti un contratto a termine, cioè per farti entrare ancora pure a te, perché noi non facciamo gol da una vita praticamente su punizione, per farti entrare giusto nei momenti in cui ci servi. Comunque penso che non si possa fare. Non so se mi sentite, ragazzi, che ho un po' di problemi di connessione. Mi sentite? Sì, mi sentite bene? Mi sentite? Sì, vai Carlo. Sì. Mi sentite? Sì. Allora, facciamo così, andiamo avanti nel frattempo. Intanto che Carlo sistema, andiamo da Andrea, che anche Andrea, quando si tratta di momenti a Marcord, ti ricordiamo sempre con piacere quei gol. Ciao Davide, in realtà ciao, io ti volevo fare una domanda sempre rispetto a quegli anni. Io ricordo in realtà anche dai titoli dei giornali, tu sei trovato a cavallo poi tra la retrocessione in Serie A e poi quella amara in Serie C, quel doppio salto in Serie C. C'è stata mai dentro di te la voglia di rimanere anche in Serie C, oppure diciamo era un periodo, eri nel clou forse della tua carriera e quindi giustamente hai preferito poi rimanere in Serie A o comunque fare la tua carriera, però per un attimo hai pensato
rimango a Lecce in Serie C o no? Guarda, voglio essere molto sincera, che comunque quando io ero del Lecce, diciamo, e ancora quando, diciamo, era finito il campionato si cominciava a sentire un po' queste voci qua e tutto. E in questo momento, in quel momento lì, anche se la stagione era andata bene, personalmente era andata molto bene sotto altri punti di vista. Quindi appena mi arrivò la chiamata dell'Atalanta o comunque di altre squadre di Serie A, sono sincero, sarei stato a Lecce, però la tentazione era quella di impormi, diciamo, ancora nel campionato di massima serie. Anche se sono sincero, se ci fosse stata un'offerta o qualcosa nei miei confronti da parte del Lecce, ci avrei pensato. Ok. Carlo, vai, riproviamo. Scusami, perché la connessione sta facendo un po' i capricci. Senti, Davide, ti volevo chiedere questo. L'ultima partita che hai fatto con Lecce, col Chievo, no? Poi ci fu la retrocessione. Ci furono grandi applausi da parte dei tifosi alla squadra, nonostante la retrocessione. Vi avevano proprio... vi volevano ringraziare per comunque l'impegno che ci avevate messo, no? Oggi invece viviamo un momento praticamente opposto. C'è contestazione, c'è area di contestazione a Lecce, nonostante l'impegno profuso dai giocatori. Che consiglio ti sentiresti di dare ai giocatori del Lecce che vivono questo momento? Come si superano queste situazioni? Allora, niente, ho anche visto la partita del Lecce contro la Sampdoria, cioè, diciamo, non c'è stata partita, anche se purtroppo il risultato è rimasto su 1 pari. La cosa che mi sento di dire, ed essendo stato a Lecce, ci deve essere il massimo impegno, quello che stanno mettendo tutti i giocatori. Non devono mollare, devono riuscire a cercare di dare sempre il massimo, ed è quello che stanno facendo, è quello che il tifoso vuole, è quello che la piazza di Lecce vuole. E secondo me, diciamo, questa sorta tra virgolette di contestazione potrebbe essere il fatto di avere una squadra, secondo me, molto importante, e di non essere ancora tranquilli nella zona salvezza. Secondo me è un po'... forse un po' più che la contestazione, direi un po' più di paura nel magari ritornare a un campionato di Serie B, secondo me, cioè vedendola un po' al di fuori, non vivendola lì, però penso sia un po' più la paura di ritornare in un campionato cadetto, più che verso i tifosi. Speriamo. E i giocatori, scusa. Stefano. Ciao Davide. Ti volevo chiedere una valutazione, visto che hai guardato la partita contro la Samp, ti volevo chiedere una valutazione sulla corsia mancina, e in particolare poi se puoi dare un consiglio a Gallo, che insomma è un giovane esordiente, da poco anche convocato in Under 21 italiano. Sì, mi hanno fatto la stessa domanda settimana scorsa appunto al Corriere del Salento. Ribadisco che secondo me è un giovane terzino di prospettiva. In questo momento deve sfruttare questo suo giocare nel Lecce, perché è un giocatore giovane, esperto, che sta giocando in massima serie, quindi nel calcio di oggi è molto importante che lui sfrutti questo momento, perché se riesce a continuare, diciamo, a far bene, anche se qualche volta è stato sfortunato, però fa parte del calcio, e deve continuare ad andare avanti così, cercare, visto che è stato convocato anche l'Under 21, di sfruttare queste occasioni, perché essendo giovane ed essendo in questa situazione calcistica italiana in questo momento, potrebbe portarsi dalla sua tante cose, tante soddisfazioni, tante convocazioni, che sia la nazionale o comunque in diversi interessamenti da parte di altre società. Tu Davide, sempre tornando un po' al discorso della salvezza, ti sei trovato nel Lecce un po' di anni fa nella stessa situazione in cui si trova il Lecce adesso, nel senso lottare per la salvezza, quindi avviarsi al finale di stagione con punti da conquistare per trovare una salvezza, che a Lecce la salvezza è lo scudetto, cioè equivale allo scudetto per il Lecce. Come si vivono questi momenti dal punto di vista emotivo, cioè quando la posta in palio inizia ad essere veramente alta, soprattutto considerando che questo Lecce è la squadra poi più giovane del campionato, quanto è importante essere liberi mentalmente, però al tempo stesso concentrati, per capire che insomma adesso il pallone inizia ad essere forse un po' più pesante? Sì, quello sicuramente sì. Per quanto riguarda la mia avventura a Lecce, io l'ho vissuta molto molto bene, perché
avevamo un gruppo forte, avevamo dei giocatori di esperienza come il capitano Giacomazzi, che ci ha fatto sentire appunto, non so, il senso di appartenenza della maglia del Lecce, non so come spiegartelo, però in un modo tranquillo, non di pressione. Quindi secondo me, avendo un gruppo forte, avendo dei giocatori importanti all'interno della rosa, ci hanno fatto vivere questo momento non con, con troppa pressione, diciamo, sui risultati. Tutto. Secondo me questa forza del gruppo ha sopperito anche ad altri aspetti. È normale che in questo momento, quando le partite iniziano a essere poche, ho visto un po' il calendario del Lecce, c'ha due scontri diretti e sono molto contento che ce l'abbia in casa, quindi l'aiuto del pubblico servirà e come. Sì, non nego che quando c'è la posta in palio, ci sono delle partite di questo genere, qui la palla pesa di più. Io ti ripeto, ho incontrato un gruppo forte con dei giocatori esperti che secondo me ci hanno alleviato un po' questa pressione qua. Andrea. Allora, io due domande. La prima, hai giocato nella tua carriera con qualche ragazzo? Ci sono molti stranieri e molti giovani, però magari, non lo so, hai giocato anche contro qualcuno che adesso fa parte della rosa del Lecce, o magari hai trovato Mister Baroni da avversario, quindi se conosci qualcuno di questo Lecce. E poi ti volevo chiedere qual è il giocatore che ti piace di più? Davide Brivio, da direttore sportivo, su chi punterebbe di questo Lecce? Allora, io ti dico, non conosco nessuno, non ho mai incontrato Baroni come allenatore o da giocatore. Punterei, allora ti dico, ci sono molti giovani interessanti, anche se ti devo dire il capitano secondo me quello più di prospettiva, quello più forte, cioè, nel senso, quello che quando guardo il Lecce mi dà quel qualcosa in più, non che gli altri, perché anche secondo me c'hanno una rosa importante, tipo Malè, che è arrivato dalla Fiorentina, cioè, sono giocatori importanti, ha fatto un mercato secondo me ottimo, cioè secondo me la squadra è molto molto valida. E se devo dirti un giocatore, appunto il capitano, secondo me è quello che mi dà un po' più di personalità, un po' più di giocatore, insomma. Però voglio dire che la rosa è veramente una rosa competitiva che si meriterebbe la salvezza. Allora, diamo un po' spazio alle domande della chat. Gabriel ti fa una domanda peculiare, dice: ma è vero che i mancini tendono a fidarsi del proprio piede forte più di quanto non facciano i destrorsi? Ciao Gabriele, sì, devo ammettere che è più che veritiera questa cosa qua. Noi mancini non dico che sappiamo usare solo il sinistro, però poco ci manca. Mentre Drew Shape chiede: chi è stato il giocatore più forte con cui hai giocato a Lecce? Penso Muriel. Era abbastanza imprendibile già all'epoca, forse, no? Sì, poi non ti dico quando facevamo l'uno contro uno a Calimera, gli diventava veramente dura. No, secondo me è un giocatore che ha fatto anche meno di quello che potesse fare nella sua carriera. Quindi Quadrado è un giocatore che ha fatto vedere, ha raggiunto un ottimo livello, ha fatto una grandissima carriera, ha dimostrato quelle che erano le sue qualità e le ha sfruttate al massimo. Ti dirò un altro nome, Davide Di Michele? È un giocatore fortissimo, al giorno d'oggi giocherebbe in una grande squadra. Mamma mia, nazionale proprio, secondo me. Proprio. Sì. C'è quel gol che fa a Parma di rovesciata in quel 3-3 a Parma. Che è... Sì, no, ma era un giocatore veramente, veramente forte. Cioè, tenendo conto comunque che c'aveva, diciamo, una certa età quando ero lì a Lecce io. E faceva ancora la differenza. Quindi ti dico, nel calcio di oggi sicuramente giocherebbe in un top club. Io invece, partendo dalla domanda del nostro amico tifoso, allargherei il campo, visto che in carriera hai giocato con tanti bei giocatori, qual è il compagno di squadra, forse in assoluto, più forte che ti verrebbe in mente? Allora, ti direi Liverani, ma nel senso... Più che altro perché era una persona che cioè le prime volte che giocava assieme, cioè non faceva più di due tocchi, era una cosa impressionante. Ho detto, non è possibile. Cioè lui giocava un tocco, massimo due tocchi. Cioè aveva una velocità di pensiero, di testa, che era sopra ogni cervello di ogni persona, di ogni calciatore. Quindi ti dico lui perché mi impressionava questa cosa qua. Lui, tra virgolette, vedeva prima la giocata, sapeva prima i movimenti che facevano gli attaccanti.
cioè, poi ti posso dire Mutu, un altro giocatore fortissimo, però nel senso lui mi impressionava questa cosa qua, che giocava massimo i tocchi, ma non solo gli allenamenti. Uno dice, sai, magari gioca solo gli allenamenti così, no, in partita era uguale, uno, due tocchi, poi sempre con questo esterno di sinistra, mandava in porta gli attaccanti, cioè una roba impressionava per questa cosa qua. Magari non era il giocatore più forte con cui ho giocato, però questa cosa qua mi impressionò, insomma. Questa caratteristica l'ha mantenuta pure da allenatore, perché pure da allenatore vuole che la sua squadra, quando ha allenato il Lecce, non voleva che si tenesse tanto palla, no? E si giocasse uno o due tocchi massimo. Sì, infatti sì, quello sì, soltanto che secondo me tante volte come lui vedeva cose che gli altri non vedevano. Certo. Stefano? Davide, io ti volevo chiedere invece questo, diciamo, hai un ruolo adesso diverso e ti voglio chiedere come cambia, come è cambiato, diciamo, il calcio dal tuo punto di vista, prima, diciamo, da calciatore, adesso da direttore, e poi quanto, diciamo, il calcio italiano è migliorato oppure peggiorato nel corso degli anni? Allora, il calcio è cambiato tantissimo. Oggi, cioè, da quello che vedo, si pensa... Tutti vogliono giocare un po' alla Gasperi, diciamo, un uno contro uno tutto campo. Secondo me si andrà molto su quella direzione lì, conterà molto il livello fisico, questa componente qua secondo me sarà fondamentale per un giocatore del futuro, anche perché si andrà verso quella direzione lì. Se pensiamo ai giocatori giovani adesso, tipo Haaland, ti faccio proprio nomi di fenomeni, Haaland e Mbappé, sono tutti giocatori con caratteristiche fisiche importanti, lo stesso Leao, di corsa, di fisico, quindi io penso che sarà un calcio verso l'uno contro uno, sempre più verso l'uno contro uno, uomo in tutte le zone del campo. Per quanto riguarda il calcio italiano, secondo me stiamo facendo un po' un passo indietro, cioè nel senso, mi dispiace molto che la nazionale italiana faccia fatica a convocare giocatori italiani, però secondo me se non si sfrutta il settore giovanile ci sarà ben pochi di altri giocatori italiani ad andare in nazionale, e questo mi piace molto. Il campionato lo vediamo, secondo me rispetto a tanti anni fa è sceso un po' di livello, però essendo la Serie A fa sempre la sua figura, è normale che se lo paragoniamo ad altri campionati come potrebbe essere quello della Premier capiamo che c'è un livello diverso, però io sono sempre, cioè, voglio essere sempre positivo, voglio pensare che il calcio italiano si ricostruisca piano piano. Io penso che anche Mancini in nazionale, comunque certe volte sento delle critiche verso il giornalista, magari contro di lui, però secondo me non è neanche facile, si trova in una situazione particolare, secondo me sta facendo un grande lavoro, sta cercando di trovare talenti, trovare giovani che possano iniziare a fare un percorso con la nazionale italiana. Il problema è che in Italia facciamo fatica ad aspettare, se proviamo un esperimento e va male, torniamo a 10 anni prima, dobbiamo avere un po' più di, diciamo, di mente aperta, usiamola così, dobbiamo avere un po' più di pazienza e cercare di programmare qualcosa per il futuro, perché in Italia ci sono talenti, c'è tutto, c'è il calcio, c'è ancora, Serie A c'è ancora, cioè abbiamo veramente tutto. Secondo me serve un po' più di pazienza. Scusami Davide, volevo chiederti un'altra cosa, ma quindi potremmo, diciamo, tendere a un calcio individualista, mi spiego meglio, visto che comunque si predilige la forza fisica, diciamo, giocatori come Leao, Mbappé, che comunque fanno reparto da soli. E quindi ti chiedo, diciamo, si tornerà un po' agli anni 90 nei quali si aveva una squadra che supportava ovviamente l'attaccante e torneremo ad avere i bomber dell'epoca oppure no, secondo te? Invece rimarrà un calcio ragionato, tattico più che altro? No, io spero che non sia così ragionato come adesso, che c'è anche un po' più di spettacolo. Cioè, io vorrei che il calcio... forse verso un'altra direzione. Ma lo vedo magari anche con lo stesso mio ruolo, i terzini, che comunque adesso, cioè prima ti chiedevano, dai, stai vicino a centrale, diagonale, di qua, adesso invece i terzini, diciamo, sono più di spinta, vogliono che sia più fase offensiva, quindi io spero che il calcio sia verso quella direzione lì, anche per uno spettacolo in più per i tifosi, insomma. E poi è bello anche vedere come guardiamo in Premier, che vanno, diciamo così, a 3.000, e anche se vincono 4-5-0, 4-3, le partite comunque sono belle e competitive. Spero che si vada in quella direzione lì, poi non si sa.
Io tornerei a bomba sulla nostra chat di tifosi, perché tornando sempre al discorso ex compagni di squadra, c'è sempre Gabriel che ti chiede: Grossmüller che tipo di giocatore era? No, Grossmüller era un bel giocatore, era, come ti posso dire, un giocatore essenziale, cioè non spiccava, però era diciamo un lago, un po' un lago della bilancia del centrocampo, come posso dirti, non era di spicco, però serviva per, diciamo, bilanciare il centrocampo quando eravamo noi lì a Lecce. Mentre Reshape dice: Serse Cosmi disse ai tempi della retrocessione, l'aritmetica dice che sono retrocesso con il Lecce, ma poi c'è un'altra classifica che è quella dei tifosi, e allora a Lecce ho vinto il campionato. Era un pensiero condiviso anche dal resto dello spogliatoio? Guarda, purtroppo quando retrocedemmo quell'anno lì, cioè eravamo un rammarico, perché nel senso eravamo lì per farcela e purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Era, da una parte eravamo contenti perché sapevamo che ognuno di noi aveva dato tutto per cercare di ribaltare la situazione, e dall'altra parte c'era appunto questa delusione perché non eravamo riusciti a fare questa impresa. Quindi ti dico, quella stagione lì la vedo un po' col sorriso e un po' no, perché, ti ripeto, vedevo negli occhi di tutti questa tristezza di non avercela fatta, ma allo stesso tempo la voglia, il cuore, tutto, cioè, aveva messo tutto per cercare di fare quella impresa lì. Mentre venendo alla corsa salvezza del presente, qual è il tuo commento a riguardo? Perché nelle ultime settimane abbiamo visto un Lecce che, sì, con Napoli e Sampdoria ha fatto delle buone prestazioni, però sono arrivati pochi punti, il Lecce è un po' rallentato, mentre dietro il Verona ha cominciato ad accelerare, quindi ha ridotto il margine anche sullo Spezia. A 8 giornate dalla fine, che idea ti sei fatto della corsa salvezza? Che se la giocheranno fino alla fine. Saranno molto importanti gli scontri con il Verona e lo Spezia in casa, saranno determinanti quegli scontri lì. E le altre te la giochi, come domenica ci sarà il Milan, speriamo che stiano ancora festeggiando per la semifinale di Champions, però sono tutte partite che si giocheranno fino alla fine, sono convinto che sarà così da qua alla fine, perché il Verona comunque si è ripreso, ha fatto vedere che comunque è presente in questo campionato, lo Spezia una partita sì, una partita no, comunque c'è, quindi saranno fondamentali sicuramente gli scontri diretti, per fortuna sono in casa, e poi le altre partite devono giocare come hanno giocato contro il Napoli, che poi non si sa mai come possono andare. Milan-Lecce, come la vedi Milan-Lecce? Che partita ti aspetti? Milan-Lecce, nel senso, io la vedo una partita molto difficile, giocano a San Siro. Bello, sto giochiamo, vedi? Sei tornato un attimino, rindossato per un attimo la maglia giallorossa. Io dico, per scherzare, speriamo che stiano ancora festeggiando, sicuramente saranno carichi, avranno questa ancora adrenalina della partita col Napoli. Poi nel senso non si sa mai, perché se magari il Lecce riesce a affrontare col piglio giusto, riesce magari ad andare in vantaggio, comunque sai, diverse situazioni, episodi che possono cambiare una partita. Speriamo che il Lecce prima di tutto faccia una grande prestazione, perché dalla grande prestazione dopo arriveranno anche sicuramente risultati. Senti Davide, scusami, ma Verona e la Spezia come li vedi invece? Che impressione ti hanno fatto come squadre? Cioè rispetto a Lecce, dove le metti? Un gradino sopra, un gradino sotto, alla pari? Secondo me la classifica, allora io metterei un po' più avanti Lecce in questo, cioè nel senso, magari Lecce e Spezia per quello che hanno fatto in questo campionato lì, e il Verona un po' indietro. Secondo me il campionato è abbastanza, i valori, insomma, abbastanza, sì, ripeto, Lecce vedo che c'è una rosa forte, cioè mi piace come squadra, cioè non perché ho giocato a Lecce, però nel senso, certo, sono fiducioso, vedo già una bella squadra, è fatta bene, ha fatto un mercato valido, quindi voglio essere fiducioso, cioè sono fiducioso, mi piacerebbe che Lecce si salvasse in una maniera, speriamo, più tranquilla possibile. Vai Stefano. Io su questo tema ho una curiosità. A settembre, quando sono uscite le rose, e sulla carta questo Lecce rispecchia l'attuale posizione in classifica, oppure secondo te era il più
non dico il più scarso, però il più debole rispetto alle altre squadre, anche neopromosse come la Cremonese. No, guarda, ti dico, secondo me rispetto alla Cremonese aveva un passo in più, però ti dico, è normale che sulla carta era considerata più o meno a pari, quello perché, diciamo, gli acquisti, sai, non c'erano grandi nomi, una squadra giovane, quindi sappiamo tutti come si pensa in Italia quando si mette una rosa di questo tipo qua. Dopo parla sempre il campo, perché dobbiamo anche cominciare a dare fiducia a questi giovani, a non pensare più al grande nome che potrebbe essere inserito nella formazione del Lecce, anche se sia arrivato un grandissimo giocatore. Quindi, nel senso, sono fiducioso, cioè, non so, mi piace pensare positivo per il Lecce. Non è sempre, è una squadra che mi è piaciuta sia da quando è iniziata ad agosto, a luglio, così, dal mercato invernale adesso. Cioè, è una squadra che è ben bilanciata da tutte le parti, dal portiere all'attaccante, anche a giocatori che entrano. Comunque, essendo una squadra giovane, sta dimostrando di valere. Ha fatto delle grandi prestazioni. E comunque, se pensiamo anche alla partita contro la Sampdoria di domenica, ha fatto 30 tiri in porta, è stata a senso unico. Mamma mia, non ci e dopo che al 75esimo abbia preso gol, purtroppo, però, cioè, se guardiamo la partita, è stata una partita a senso unico. Cioè, cosa si può dire? Una partita cosa si può dire? In effetti, è vero. È quello. Ma dal punto di vista del morale, no? Diciamo, di un calciatore, vedere di fare una partita così e non riuscire a vincerla, come arrivi poi il lunedì all'allenamento in vista della prossima? Cioè, dal punto di vista morale, è difficile assorbire una partita come quella con la Samp. Sì, anche se è lì secondo me che magari entra un po' in gioco il ruolo dell'allenatore, perché comunque sono consapevoli che hanno fatto una grande partita e devono ripartire da lì. Non è facile, perché dice, cavolo, dopo problemi del giro, dopo 30 tiri in porta sono riuscito a pareggiare, però devono essere bravi subito a voltare pagina e a pensare alle prossime partite. Ne restano ancora tante e ci sono tanti punti in palio, però secondo me la prestazione, quando c'è, io sono più convinto che quando c'è la prestazione di testa sei più forte. Se non ci fosse stata la prestazione, allora ti dico, magari, sai, sei un po' così così, però la prestazione, ha fatto una grande partita, è stata superiore comunque alla Samp, comunque va bene in questa situazione lì, ma c'è giocatori importanti nella rosa. Quindi secondo me deve essere un punto di forza da parte del Lecce questa prestazione qua contro la Samp. Siccome stiamo arrivando alla conclusione, non ho ancora fatto la domanda che faccio a tutti gli ex Lecce. Qual è stato il momento più bello, l'apice della tua avventura a Lecce? Ma a livello, cioè, calcio nel senso, una partita, qualcosa, non lo so, in che contesto? La partita, anche, diciamo, un gol, l'azione, il momento in cui veramente ti sei sentito, che ritieni sia l'apice, diciamo, del tuo biennio a Lecce. Ma penso, allora, a livello personale dico il secondo gol su punizione col Genoa, che sai, quando hai fatto il primo ti dicono va bene, hai fatto uno, ti è andata bene, roba, e dopo ne hai fatto un altro. Però la cosa che, non so, a me è piaciuta più che è un gruppo, cioè sia quando ci siamo salvati, quando si è retrocessi, avevamo un gruppo forte, e questo è stato molto importante, però, nel senso, sento ancora, siamo 6-7 che ci sentiamo ancora dai tempi di Lecce, quindi voglio ricordare questa cosa bella del gruppo forte e degli amici che ho trovato, questo sì. Eravamo tutti nella stessa direzione, ci divertivamo come matti, quindi è stato veramente bello. Davide, ma c'è stata mai la possibilità di tornare a Lecce dopo Alessandro Via o no? C'è stato un momento della mia carriera... Dopo Entella, dimmi che dopo Entella, vero? Purtroppo me l'hanno fatta credere, ma non erano voci veritiere, però, cioè, se no sarei tornato. Che anno era? Questo me lo ricordo. Dovrebbe essere, penso, un 5 anni fa, forse. Quindi Lecce in B? Sì, era in B Lecce, sì. Sì. L'anno di Liverani a Lecce, sì. Mi sa sì, l'anno di Liverani a Lecce, che è arrivato dall'estate, giocavo io la mantia, sì. Sì. Okay. Quell'anno lì, poi sì. Che è successo? Raccontaci un po'. No, ma leggevo sui giornali anch'io di questa cosa qua, e ho detto non ci credo, cioè vado subito, nel senso, non...
cioè appena ho visto che era uscita mezza notizia, anzi degli amici di Lecce mi avevano mandato che era uscita pure sul giornale, ho detto adesso chiedo, chiamato il procuratore tutto, ma erano solo voci diciamo mediatiche, purtroppo, se no non c'era nessun problema, sarei venuto subito, cioè nel senso già avevo detto al mio procuratore se fosse vero non mi interessa niente, vai te, firma e tutto, andiamo subito, ma te lo dico proprio sinceramente, e fai conto che avevo ancora un anno di contratto col Genoa, però sinceramente appena era venuta fuori questa situazione qua, e lo stesso la Mattia quando lui mi disse allora Davide com'è lei, ci ho detto ascolta, fai la valigia, gli ho detto e vai, vedrai, dopo ne riparleremo. Infatti lui è rimasto molto, molto legato. E infatti sono contento, no? Perché ha detto vai tranquillo, detto, mi prendo le mie responsabilità, gli ho detto. Sono stato contento che dopo anche per lui sia andata così. Perché invece Andrea, chi avevamo preso poi al posto di Davide Brivio quell'anno lì? Calderoni? Calderoni. Ma poi c'era Bovo che veniva utilizzato anche come destino, sì, a sinistra. Sì, cioè, però avete preso Calderoni dal Vicenza, mi ricordo. Calderoni. Piamozzi a destra, scusa. Piamozzi a destra. C'era il ragazzo della Fiorentina, cioè adesso Venuti. È professionista. C'era Venuti. No, non mi ricordo chi insieme a Calderoni, sì, non mi ricordo chi. Calderoni, Non mi sto ricordando chi. Mi ricordo solo Calderoni perché eravamo un po', diciamo, non dico a livello mediatico davano me lui in ballottaggio, ma mi ricordo solo di Calderoni. Sarebbe stata una bella realtà, secondo me non avevamo un terzino sinistro d'alternativa, ha giocato anche Marino a volte a sinistra. Sarebbe stata non avevamo un'alternativa vera buonissima lì a sinistra, Calderoni, Brivio. Peccato. Più o meno avevamo la stessa età, lui mi pare che fosse un 89 se non erro. Sì, lui è qualcosa del genere. Davide, ultima domanda, quali sono i tuoi piani futuri? Allora, adesso io ho intrapreso un po' la carriera da allenatore, nel senso appena preso il patentino sto facendo questa esperienza con il Lecco Primavera e niente, mi piace, mi sto trovando molto bene con i ragazzi, sono un 2004-2005. Come prima esperienza la valuto molto positiva, mi piace, vorrei percorrere questo percorso qua. Vediamo, l'anno prossimo voglio fare un ulteriore step, quindi magari da primo allenatore in qualche settore giovanile, e vediamo un po' come affrontare questa avventura qua, perché quest'anno mi è molto piaciuto stare insieme ai ragazzi, poterli insegnare, e devo dire che i ragazzi, se te li dai, ascoltano e ti danno, magari certe volte noi non lo capiamo, oppure pensiamo che un giovane sia un po' montato, è vero che hanno tutto, quello è vero, però se te riesci a dargli e riesci a connetterti con loro, ti danno tanto. Bella sta cosa. Davide, ti ringraziamo per essere stato con noi. È stato un vero piacere risentirti e sentirti ancora così legato poi ai colori. Grazie, mi fa piacere, grazie ancora per l'invito e forza Lecce, dai. Grazie forza Davide. Lecce. Grazie. Ciao Davide. Buona serata e buon proseguimento. Ciao. Grazie. Ciao Davide. È proprio vero, viene, si affeziona. È vero. No, il fatto che parlassero con la prima persona plurale, giochiamo. Dai, credo che sia emblematico di quanto sia rimasto poi legato. Sto pensando a peccato che non è venuto quando c'era Calderoni, perché effettivamente sto cercando di pensare chi c'era, ma non c'era nessuno. Ma non avevamo, ricordo che giocava... Non avevamo alternative, giocava Marino, sì. Io mi ricordo una partita a Perugia dove giocava Marino giocava, sì, è vero. Avevamo Di Matteo ancora, ma non giocava mai. Ma poi Di Matteo a gennaio se ne andò. Infatti. Non sbaglio. Sì, no, In attesa del... a parte Filippo Verri che ci saluta, ciao belli. Così. Isacche Pizzi. Va, tagliare la torta, Filippo Verri. Poi Ma in attesa del prossimo ospite, siccome non c'è proprio un attimo di pausa e dobbiamo... dare spazio ai commenti di tifosi. Faustigno fa una domanda proprio semplice, vuole aprire un dibattito, dice ma se Baroni ci conduce a permanenza in A, lo rinnovereste fino al 2024? Inizia dall'istituzionale Andrea, poi vai a Carlo, poi lasciali per ultimo. Io Andrea Sperti, però voglio dire che il parere di Andrea Sperti non conta niente, però io Andrea Sperti no. Per una serie di motivi,
perché secondo me quest'anno, nonostante il Lecce stia facendo un ottimo campionato, al di là di questo periodo negativo, però stia facendo comunque un campionato all'altezza e forse anche sopra delle aspettative, io penso che alcuni giocatori non stanno rendendo al massimo e alcune partite noi avremmo potuto fare ancora meglio. Quindi per questo motivo secondo me a Lecce manca qualche punto e c'è qualche giocatore che non sta venendo valorizzato nel migliore dei modi, e quindi per queste ragioni io, a salvezza acquisita, con promozione e salvezza, credo sia un binomio che hanno fatto in pochi, forse De Rossi, e ora francamente non ricordo altri, ma pochissimi allenatori. Credo De Canio e De Rossi. Quindi due comunque restano nella storia di questa squadra, almeno recente. Con grandissimo affetto, non rinnoverei. Io sinceramente a questo punto del campionato non vorrei rispondere a questa domanda, perché non fare il silenzio. Rispondi, fammi finire. Ho detto non vorrei. Però siccome è stata fatta rispondo e ti dico, se il Lecce si dovesse salvare, quanti punti abbiamo oggi? 28 punti. Con 28 punti io ti direi no, perché ci salveremo con un grosso demerito delle altre squadre, più che merito nostro. Se da qui a 8 giornate Baroni fa un exploit per qualche miracolo, per qualche situazione, e ci conduce a una salvezza lottata, sudata, per carità di Dio, perché non dico tranquilla, perché ormai non possiamo ambire a una salvezza tranquilla a 8 giornate dalla fine, ma una salvezza meritata, giocando bene e facendo vedere che Lecce è una squadra viva, come l'ha fatta vedere con la Sampdoria e anche con il Napoli, allora ti dico, potrebbe giocarsi le sue chance per un rinnovo, perché no? Anche perché, Andrea, tu dici non ha fatto sbagliato qualche cosa, non ha fatto giocare questo piuttosto che un altro. Il valore, no, ma io dirò valorizzato, valorizzato. Il valore dei giocatori, Andrea, di questi giocatori noi non lo conosciamo, perché sono dei giocatori che o sono giovani o sono alla loro prima esperienza in A. Sarebbe bello avere una macchina del tempo, andare fra 10 anni, fra qui a 5-6 anni, dico manco 10 anni, e vedere, ma noi nel 2023, anno solare 2022-2023, con chi l'abbiamo fatta la Serie A? E vediamo, Gallo, questo sta in Champions League, ma cazzo, abbiamo fatto la Serie A con Gallo. Sì, Carlo, ma tu l'anno di Francesco Cosmi sei sceso con Muriel, Cuadrado e Seferovic, che poi hanno fatto, erano tre giocatori da alto livello. Avevamo uno squadro. Sì, però devi vedere. Però siamo scesi pure con squadre. Andrea, siamo scesi pure con squadre, Andrea, che lo facemmo l'altro giorno questo discorso, no? Non mi ricordo con quale allenatore. Con squadre che adesso io adesso ti dico, ma noi con questi giocatori abbiamo fatto là. Perché erano giocatori che dopo dei Lecce si sono persi. Quindi bisogna Lo stesso Liverani, no? Lo stesso Liverani, Pedriccione, Camoggio Genci. Gente che comunque sia si è persa per strada. Noi abbiamo fatto la Serie A al di là del mercato di gennaio con quei giocatori là, bravo, e questo voglio dire. Quindi giudizio, ma non lo so, vabbè, tanto lo conoscete il mio pensiero, è un no, ma è un no sul quale ci ho ragionato un po' in una squadra come la nostra, nella quale abbiamo la fortuna di avere comunque una direzione tecnica importante anche dal punto di vista del settore giovanile e quant'altro, viaggiamo, o meglio vorremmo viaggiare sulle plusvalenze, in realtà noi non le abbiamo ancora viste, cioè il Lecce non è che l'ultimo Lecce, quello del presidente Sticchi Damiani e soci, ne ha viste poche plusvalenze, quindi si spera che da qui in avanti il Lecce inizi a campare con le plusvalenze, come è giusto che sia poi in realtà, e quindi hai bisogno di, secondo me, un allenatore che esalti le caratteristiche dei giovani, non fossilizzandosi troppo su dei preconcetti
diciamo, di pensiero poi in realtà studiato in estate, perché il pensiero di Mister Baroni, che oggi comunque ci ha portato ad avere 28 punti e stare più 5 sulla terz'ultima, è un pensiero ragionato, ecco perché fa i cambi uomo su uomo, non stravolge mai la squadra, perché comunque è quella mentalità, o comunque diciamo quel filo, e lo sta percorrendo e gli sta dando ragione in questo momento. Però ritengo che se il Lecce vuole fare uno step, cioè salire quel gradino, ha necessità di avere un mister un po' più, con una visione un po' più contemporanea anche del calcio. Anche perché va bene raggiungere il risultato il primo anno, anzi va benissimo, secondo me qualora dovessi riuscire nella salvezza avrebbe veramente fatto bingo Mister Baroni, ma dopo abbiamo bisogno, secondo me, anche diciamo il tifo, l'ambiente, perché poi il tifoso lo conosciamo, dopo il risultato vuole anche il calcio, vuole vederlo il calcio, e tanti commenti leggo in cui tanta gente dice ma qua non si pratica più calcio, ma infatti non arriviamo a fare Stefano rete, qua eccetera, mi eccetera. Dice vedi, ma mi piacerebbe Stankovic, però chi c'è in giro Stefano che ti valuta, okay, no, vabbè, questo giovane, ovviamente, cioè nel senso, io non voglio, no, questo non sono, non sono valutazioni che dobbiamo fare, non è giusto in questo momento farlo, cioè io ti dico che in proiezione, se dovessimo avere la fortuna di rimanere in Serie A e l'orizzonte, come ha detto anche il presidente Roseo, con la possibilità veramente di compiere una grandissima, cioè di riuscire in questo progetto, che secondo il presidente è il migliore in questo momento in circolazione, hai bisogno di un allenatore di una caratura diversa rispetto a Mister Baroni. Questo senza nulla togliere a Mister Baroni, cioè io non sto dicendo che Mister Baroni non è all'altezza, no, sto dicendo che la domanda un altro tipo di calcio, rinnovarlo comunque, rinnovarlo, cioè, secondo comunque, me no. ora non si può dire nulla, anche perché ragazzi, cioè 8 giornate dalla fine, massima fiducia, è solo, certo, solo lui ci può salvare, cioè solo lui insieme, guarda, alla squadra. Ma Andrea, il presidente Saverio Sticchi Damiani, tra le tante cose che ha detto positive, veramente, ha detto che in queste 8 giornate veramente non bisognerebbe fare discorsi né di Baroni, l'ha nominato. Pur parlè tra di noi, però effettivamente bisogna concentrarsi tutti sull'unico obiettivo e fare gruppo. Poi questi sono discorsi che si faranno alla fine. C'è tempo, ci sarà tempo, speriamo tantissimo. Però questo non è più il momento di sentir dire no, ma manca la punta. Per favore, ribadisci. È finito, è arrivato il secondo ospite di serata. Salutiamo Giuseppe Pastore, giornalista del Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Giuseppe. Allora, innanzitutto benvenuto e partiamo subito forte, visto che tu malgrado sei stato un po' protagonista nello scorso fine settimana della piazza di Cesa, almeno su Twitter ho visto, con un tweet relativo un po' alla contestazione al termine di Lecce Sampdoria. Siccome noi che magari viviamo la piazza dall'interno, l'ambiente dall'interno, è difficile alle volte capire come viene visto magari il Lecce da fuori. Tu che impressione hai avuto vedendo la partita e vedendo poi anche l'ambiente? Guarda, preciso che intanto io sono, visto che c'era uno dei motivi tra virgolette d'accusa è legato alle mie origini baresi, io sono un grande simpatizzante anche di tutte le squadre pugliesi, quindi anzi voglio, prima che lo scopriate voi ve lo dico io, in realtà a me il Lecce sta molto simpatico perché è una squadra che ha davvero fatto cose eccellenti con molto ingaggio più basso, cosa che immagino avrete ripetuto più volte in questa stagione, molto ingaggio più basso, età media molto bassa, un organico e sinceramente senza talenti particolari, forse Strefezza, ma parliamo comunque di un giocatore che per la prima volta si affaccia stabilmente in Serie A dopo la SPAL, e quindi avere a 8 partite dalla fine 5 punti di vantaggio sulla B è un risultato
oltre ogni pronostico. Ora non so cosa dicevate voi ad agosto del Lecce e della classifica, ma penso che non l'avreste messo nelle ultime tre, come credo tutti noi all'inizio stagione. Io ti dico quello che ho pensato durante il Sampdoria. Tu hai detto la contestazione a fine partita. Ora, magari ho sentito male io, ma a me sembrava di capire che i cori fossero iniziati durante il secondo tempo, dopo il pareggio della Sampdoria, nei 20 minuti finali, in cui il Lecce, che magari poteva anche subire il contraccolpo psicologico del gol della Samp, ha ripreso ad attaccare, ha avuto l'occasione con Di Francesco, le occasioni un po' magari caotiche, ma due o tre situazioni, alcuni corner, e quella colonna sonora che andava completamente in contrasto con l'andamento della partita mi ha un po' proprio disturbato da spettatore neutrale, perché se devi salvarti e in quella partita identifichi la Sampdoria come l'avversario da battere per conquistare i tre punti, beh, io pretendo che il pubblico dal primo al novantesimo faccia il tipo per me. Dal fischio finale in avanti vale tutto e non sto a sindacare. Era il momento in cui durante la partita con il Lecce che attaccava mi sembrava tutto molto dissonante e molto sgradevole. Detto ciò, spero e credo che questa settimana sia servita al Lecce per chiarire un po' di cose. So che il presidente ha parlato all'inizio settimana, so che insomma l'ambiente adesso è un po' in fibrillazione perché i punti diminuiscono dal Verona, la striscia negativa si allunga, però il calendario dà a Lecce almeno due occasioni, e dico almeno perché già per esempio Lecce-Udinese tra due giornate con una squadra come l'Udinese che secondo me ha un po' specialmente in trasferta, secondo me ha un po', non dico mollato, però ecco, avrà un atteggiamento secondo me un po' non proprio da coltello tra i denti, devono servire a fare quei punti che mancano. Io penso che Lecce possa farcela perché mi sembra una squadra che abbia dei sani principi anche tattici, cioè spesso magari si accusano le squadre di non cambiare mai. A me Lecce sembra comunque una squadra che ha un criterio, non ha mai subito più di due gol in 30 giornate, che è una cosa che se sei una squadra di bassa classifica capita spesso. A Lecce non è mai capitato a San Siro, a Napoli, a Roma. Devo dire che manca chiaramente un po' di qualità in attacco, ma il primo tempo con la Sampdoria, ecco, io ripartirei da lì, sinceramente. Poi la pressione, il nervosismo e l'ansia possono intossicare molte teste, molte gambe, però non mi sembra una situazione disastrosa dal mio punto di vista, estremamente lontano da Lecce, però abbastanza neutrale. Vai Andrea. Io in realtà vorrei un attimo bypassare questa polemica per parlare di calcio giocato e per parlare del Milan, prossima apertura del Lecce. Secondo te Milan-Lecce, o meglio, per il Lecce è stato meglio questo passaggio del Milan perché avrà, tra virgolette, la pancia piena, oppure il Milan con l'adrenalina a pacchi nelle vene potrebbe travolgere il Lecce perché tipo una cosa di tutto continuo tra Napoli e Lecce, quindi riuscire, no, ad avere l'entusiasmo giusto anche per una situazione di classifica che adesso non questo più 15 ritornato alla Juventus diventa, non dico complicata, però la Champions, il Milan ora è il quinto, no? Quindi deve ancora guadagnarsi un posto in Champions. Come la vedi? Sì, questa sulla carta dovrebbe essere un turno favorevole al Milan, perché ci sono Milan-Lecce, Atalanta-Roma, la Roma è quarta, a tre punti dal Milan, e poi c'è Roma-Milan la giornata successiva. In realtà sappiamo bene che le partite facili del Milan sono quelle contro il Napoli, magari, o quelle contro le grandi squadre, o l'Atalanta, mentre tra Salernitana, Empoli, Udinese ha fatto sempre partite molto molto modeste. C'è un precedente che secondo me non mette grande fiducia al Milan, che è quello post Tottenham Milan, quando il Milan passò a Londra agli ottavi e il turno successivo c'era Milan-Salernitana di lunedì e ci fu un brutto Milan che risentì in pieno del contraccolpo della botta, del rimbalzo dopo la botta di adrenalina a Londra, e fece un brutto 1-1 con la Salernitana che non rubò assolutamente nulla e anzi avrebbe anche c'era qualche contropiede interessante. Avrebbe anche potuto addirittura con più lucidità provare persino a vincere. Certo, il Lecce in attacco di queste ultime giornate contro un Milan che sta difendendo bene nelle ultime 5-6 partite mi fa pensare che sia una partita simile Milan-Empoli, cioè una Lecce a doppia mandata in difesa
e il Milan che con la sua, col suo ritmo non proprio esaltante, non penso giocherà Giroud titolare, per esempio. Giroud è uscito dolorante a Napoli, è un giocatore di 36 anni, con parti importanti da qui a fine stagione, però l'alternativa è Origi, che non è esattamente il miglior attaccante del campionato. Ecco, la partita me la immagino a punteggio basso, un po' bloccata. Penso che il Lecce si guarderà bene dal concedere a Leao le praterie che gli ha dato il Napoli. Sicuramente una partita adatta per il modo di difendere che è il Lecce, che sicuramente sarà un po' meno aggressivo, perché insomma credo che, a parte magari un po' di pressione iniziale come quella che c'era stata all'andata in campionato quando il Milan è stato travolto nella prima mezz'ora dal Lecce, penso che il Lecce insomma non andrà a mettere le tende nella metà campo del Milan. Sicuramente è una partita che con Lecce che deve puntare allo 0-0, ma non è una partita impossibile. Sia l'Inter che il Milan hanno dimostrato in questi ultimi due mesi che queste partite in casa le approcciano sempre piuttosto male, e se ci sarà magari qualche giocatore importante in panchina, i minuti potrebbero passare senza segnare, e questo potrebbe anche fare il gioco del Lecce. Non è una partita chiusa assolutamente. Vai Carlo. Giuseppe, ciao, buonasera. Ti dispiace buonasera. Se torno un attimino sul tuo tweet? Scusami se torno a bomba, ma io sono un tifoso e a differenza dei colleghi qui che sono giornalisti, quindi mi sono sentito un pochettino toccato, ti dico la verità, dal tuo tweet, anche perché ha ricevuto 101.000 visualizzazioni, quindi voglio dire, ha una cassa di risonanza anche importante. Tu hai usato un aggettivo che mi ha dato un pochettino, mi ha pungolato un po', no? Mi ha dato un po' fastidio. Ha detto davvero squallida la curva del Lecce. Confermo. Ma squallida è un aggettivo forte, perché io penso nel mio immaginario che una curva squallida è una curva che fa i cori razzisti, è una curva che si vende la partita, che si vende le partite alla SNAI, indirizzando i giocatori a perdere le partite. Cioè, voglio dire, le curve hanno anche tanti, tanti pregi, no? Quella del Lecce, per io che la conosco bene, ce l'ha. Non credi di aver esagerato in questo aggettivo? Allora, Lecce non è una curva che fa cori razzisti, e questo gliene do atto. Quello è peggio che squallido, quello è, come dire, quasi criminale per certi versi. Squallido perché, dal punto di vista squisitamente sportivo, perché io vedo una partita in cui Lecce gioca bene, fa 30 tiri, sì, domina il primo tempo, poteva finire 3-0 tranquillamente, prende gol al primo tiro in porta, riprende ad attaccare, che non è una cosa scontata. Invece di aspettare, capisco la striscia negativa, il nervosismo, però vuol dire non capire di calcio. E se tu sei un tifoso di curva, e immagino chi è lì si è abbonato al Lecce da decenni, da tanti anni, secondo me non è concesso, cioè, ecco, uso un termine forte, è chiaro che il tifoso paga e fa quello che vuole allo stadio, non è, il diritto di parola c'è, ma a un certo punto io non trovo veramente ammissibile che ci si distanzi in questo modo, in questo modo da ciò che sta succedendo in campo. Cioè, è una cosa che loro avevano chiaramente immaginato di fare se la partita si fosse messa in un certo modo, ma per come si era messa e per come non meritava il Lecce di pareggiarla, non c'entrava niente. E questo, secondo me, poi, come dire, ricade sui giocatori, perché i giocatori sono giovani, non sono abituati a questo clima, dopo che per tutto l'anno hai fatto un campionato al di sopra di ogni previsione. Quindi arrivare alla prima difficoltà stagionale dopo 30 giornate a farsi contestare perché non riesce a battere la Sampdoria dopo aver fatto 30 tiri in porta, sì, l'ho trovato squallido, perché è completamente privo di riconoscenza verso una squadra che con i suoi limiti, con i suoi ammanchi tecnici, però sta facendo un campionato eccellente. Io metto il Lecce tra le prime tre rivelazioni del campionato, con la Lazio, il Napoli per me è sotto il Lecce, perché il Napoli è una grande squadra, il Lecce è una squadra che tutti davamo in Serie B ad aprile, e invece ha 5 punti sulla salvezza, sulla retrocessione. Quindi ecco, fosse una squadra che si sta barcamenando, ultima, penultima, un Verona di turno, ma per il campionato che sta facendo il Lecce, che per un mese non riesce più a segnare, l'ho trovato di una irriconoscenza davvero spettacolare, visto che poi è stata vista in tutta Italia
E i giocatori, secondo me, sono un po' d'accordo con me, perché i labiali di Baschirotto sotto la curva. Dai, Giuseppe, quello è più che altro uno sfogo. Il Baschirotto è un ragazzo semplice, intelligente. No, però io sono d'accordo in Baschirotto che si lamenta di questa cosa. Sì, ma noi siamo d'accordo. Perché secondo me non se lo aspettavano. Dopo una partita del genere non ti aspetti quella reazione. Ecco. Perché poi, in realtà, la curva qualche giorno prima aveva chiesto di tirare fuori gli attributi. Se tu li tiri fuori, nessuno ti dovrebbe non testare, e quindi diciamo la reazione di alcuni giocatori deriva dal fatto che loro in realtà l'impegno massimo lo avevano messo, quindi non si spiegavano come fosse possibile quel tipo di reazione. La partita ma in realtà, è in quella direzione. Sì, in realtà in molti non ce la siamo spiegata. Diciamo che quella contestazione è figlia di alcune altre partite, è arrivata probabilmente in ritardo, perché magari dopo Empoli ci poteva stare. Però Empoli in effetti è grave, certo. Dopo Firenze ci poteva stare. Anche dei 28 minuti, 28 minuti del secondo tempo, comunque il Lecce è stato massivo. Sì, però quantomeno lo so, Samp... lo so che non c'entra nulla, perché ovviamente contro la Samp non potevi pensare a un Lecce passivo, o comunque diciamo che ha fatto poco, che non si è messo all'opera. Però è anche vero che anziché continuare per cercare di ammazzare la Samp, hai comunque accettato il loro palleggio e hai poi subito, no? Hai ragione, secondo me il Lecce si è illuso che bastasse l'1-0, perché dopo un grande primo tempo, ditemi un primo tempo del Lecce con 20 tiri in Serie A, il migliore, e in Serie A forse il migliore di sempre. No. Ti dico, è il migliore di sempre, ma anche favorito da una Sampdoria che nel primo tempo era sembrava andata, non lo so, a giocare. Pessima, sono totalmente d'accordo. Okay. Però sapete, i giocatori del Lecce non sono proprio Mbappé, Neymar, quindi insomma un grande sforzo anche emotivo per dominare un primo tempo, chiaramente avevano fatto il secondo gol, lo paghi arretrando un po', perché il Lecce ha una buona difesa, cioè è un ragionamento, voglio dire, che ci può stare. Non so che temperatura ci fosse domenica scorsa, magari non faceva troppo caldo. Quei discorsi classici a fine stagione, però ecco, secondo me ci sta. La Sampdoria alla fine ha perso delle partite 1-0, non ha mai sbracato, ha perso con la Lazio 1-0, ha perso partite, cioè non è un colabrodo, ecco. Penso che comunque la partita c'era, è un po' di Lecce, lo posso capire, partita inaccettabile del Lecce. Lecce-Torino anche per un approccio completamente sbagliato dopo mezz'ora sotto 2-0. Tra le ultime sette, togliendo quelle con l'Inter, col Napoli, che insomma non sono alla portata del Lecce, Lecce-Samp è stata secondo me la migliore l'ultimo mese e mezzo del Lecce. Contestare proprio in quel momento è stato un po' fastidioso. Assolutamente. Giuseppe, ultima curiosità prima di salutarti. Vai. Visto che ho visto il video che ne hai parlato su Cronache, ricordando l'ultimo Euroderby, quanto ti stuzzica questo Euroderby che si prospetta a metà maggio, questa settimana di fuoco che a distanza di 20 anni si ripeterà a Milano? Beh, sarà ancora più pesante di quella di 20 anni fa, perché ci sono gli smartphone, i social, non si può staccare il cervello come 20 anni fa, che magari ti limitavi a leggere il giornale, a guardare due programmi e poi basta. Qui sei connesso tutto il giorno e quindi è già altissima la temperatura. Oggi a Milano ha diluviato tutto il giorno, come una reazione quasi atmosferica alla tempesta che arriverà tra qualche giorno. Una grande occasione per Milano, che è una città che insomma è stata per tanti anni il centro dell'Europa calcistica e non lo era più per un decennio, e torna a esserlo in maniera spettacolare. Saranno partite molto nervose naturalmente, che però sarà bello vivere a livello proprio di ambiente, di città, perché la rivalità Milan-Inter è anche una rivalità molto civile rispetto ad altre in Italia, una rivalità senza violenza, senza tensione, proprio che rischi di andare in giro con la sciarpa, ecco. Quindi certo, c'era molto 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 in palio, anche perché le due squadre non stanno facendo un buon campionato. Però sarà un grande spettacolo. Giuseppe, l'ultimissima cosa, chiave salvezza, Verona, Spezia, Lecce. Chi retrocede tra le tre? Beh, ora Lecce è... Ti sfido a dirlo, Lecce, però... Ti dico la verità, il Verona non mi piace, aveva avuto un ottimo mese di gennaio, anche proprio a livello atletico, sta pagando, secondo me, l'assenza di un giocatore molto importante, che è Lazovic, che è un giocatore che è stato, anche contro il Lecce, purtroppo per voi, è stato decisivo.
da 2 mesi è una squadra assolutamente che merita di essere le ultime tre, con Sassuolo, che non voglio riaprire ferite, però non è meglio avere una Sassuolo. La partita, l'ultima a Napoli, beh, so, si è difeso 90 minuti, poi quasi la vinceva addirittura, però sarebbe stato davvero troppo. Però è una squadra che faccia fatica a imporre il proprio gioco. La partita di domani sera è molto importante perché sulla carta il Bologna è molto più forte, però entriamo in quella fase della stagione in cui le partite in casa contro questo tipo di squadre non sono sempre, come dire, logiche. Però io al momento ti dico Verona. Certo, Lecce-Verona è la madre di tutte le partite e lì molto conterà l'aspetto mentale. Torno al discorso iniziale, ci vorrebbe uno stadio compatto al fianco di un Lecce che si sta assolutamente meritando la salvezza. Grazie Giuseppe per essere stato, con noi. Ciao Giuseppe. Serata. Buona serata. Grazie. Buona serata anche a te. E passiamo da ospite a ospite perché è in collegamento con noi Gianluigi Torre di Milan News e Tutto Mercato Web. Ciao Gianluigi. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Allora, ciao, ci ricolleghiamo visto che è un po' la domanda che ci siamo fatti anche prima parlandone con gli altri ospiti dal punto di vista del Milan. Che Milan ti aspetti? C'è un Milan carico di euforia contro il Lecce che vorrà diciamo mettere in campo questa euforia che chiaramente ha portato la qualificazione legittimata contro un avversario importante come il Napoli in Champions League? No, quello sicuramente. Mi aspetto un Milan certamente carico perché l'entusiasmo che dà una vittoria in Champions League, poi il passaggio in semifinale è sicuramente altissimo, è grandissimo, quindi l'entusiasmo ci sarà. Non vorrei che questo prevalesse poi su quello che è il Milan attuale, quindi che un Milan che dovrà affrontare un turnover, perché anche ci saranno 4 partite consecutive di campionato, si giocheranno tutte in 2 settimane, poi ci sarà l'andata del derby, quindi sarà un Milan che arriverà anche con diversi cambi di formazione e sicuramente, non dico meno motivato, perché ovviamente c'è un obiettivo da raggiungere il Milan in campionato, però non credo che le motivazioni siano le stesse della Champions League, per ovvi motivi, ecco. Andrea. Ciao Gianluigi, secondo te c'è quindi il rischio di sottovalutare il Lecce oppure... Vista anche la partita dell'andata nella quale comunque il Lecce ha messo in grosse difficoltà, almeno nel primo tempo, il Milan, Pioli terrà tutti sulla corda e belli svegli per non rischiare di incappare in un incidente di percorso. Il Milan non può permettersi il campionato perché comunque la classifica poi lo dice chiaramente. Io mi aspetto che il Lecce arrivi a San Siro come tutte le squadre che finora hanno giocato in casa del Milan, ovvero una squadra che ad un certo punto della partita, con il Milan che ha un problema nell'imporsi a quanto pare in casa, che appunto riuscirà a fare il suo gioco. Quindi io credo che ci saranno molti spazi per il Lecce per fare male ai rossoneri, che tra l'altro vedranno anche diversi cambi in difesa, quindi credo che la velocità degli attaccanti del Lecce possa essere un fattore fondamentale per la partita, ecco, soprattutto all'inizio della partita. Mi aspetto un po' quella che è stata l'andata, con un Lecce super arrembante all'inizio. Vai Carlo. No, io ho uno spauracchio che sembrerà strano a dirlo, uno pensa Leao, no? Che in questo momento è il giocatore top del Milan, ma io ho paura ancora di Ibrahimovic, anche se avesse adesso 60 anni, cioè, avrei paura di lui, anche perché con Lecce ha fatto dei grandi gol. So che è tornato in gruppo in settimana, ci sono possibilità di vederlo secondo te in campo domenica? Sì, è tornato in gruppo oggi Ibra e penso che si vada verso la convocazione. Comunque Giroud non è che sia nella migliore della forma, Origi ha fatto una stagione al di sotto delle aspettative indubbiamente, quindi credo che si vada appunto verso la convocazione. Non so se ci sarà del minutaggio per lui, ma secondo me non si andrà al di sopra dei 10 minuti. Però se è 10 minuti, ecco, sì. Stefano. Ciao Gianluigi.
Ti volevo chiedere questo, secondo te, prima dicevi che comunque il Milan sarà arrembante, quindi il Lecce potrebbe in un certo modo sfruttare la velocità dei propri esterni e delle punte. Ma ti chiedo, ma invece c'è la possibilità che invece il Milan accetti il palleggio nella propria metà campo del Lecce per poi sfruttare la velocità di Leao? Oppure sarà diciamo un gioco diverso quello di Mister Pioli anche per preservare un po' Leao dalle fatiche delle ultime partite? Ma io credo che comunque il gioco dei Milan negli ultimi 2 anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, è stato quello di un gioco corale, ma che alla fine si arriva sempre allo stesso punto, palla Leao e si prega nel gol di Giroud, o comunque dell'attaccante in generale. Quindi io credo che il Milan imposterà la partita sempre nello stesso modo, quindi si andrà a creare lo spazio per Leao così da poter attaccare la profondità, anche appunto, come dicevo prima, sfruttando un po' quelle che magari saranno le ripartenze e puntando sul pressing sul possesso palla del Lecce, perché il Milan anche a Napoli ha fatto lo stesso modo di giocare, dico nella partita di campionato, pressando a uomo tutti i giocatori e ripartendo. Quindi credo che l'impostazione della partita possa essere questo, visto anche che c'è stato un dispendio di energia importante nell'ultima partita di Champions. Scusami se aggiungo, ma anche se davanti ai, diciamo, un Lecce che abbiamo notato come possesso palla è una delle ultime in campionato, quindi è difficile che Lecce riesca a mantenere diciamo, un possesso nella metà campo avversaria. Anche in questo caso, secondo te? Io ho sempre visto un Milan che contro le squadre di media bassa classifica, comunque di quelle zone lì, riesce sempre a lasciare il possesso palla alle avversarie. È successo nel momento no del Milan quando ha perso 5-2 in casa col Sassuolo, ma è successo anche nei momenti migliori. Quindi non credo sia un problema quello il fatto che il Lecce sia una delle squadre peggiori per quanto riguarda il possesso palla. Alla fine l'impostazione del Milan, ripeto, sarà questa molto probabilmente. Quindi, onestamente, mi aspetto che ci possa essere un possesso palla equilibrato, perlomeno. Ma quando parlavi di turnover, Gianluigi, esattamente a cosa ti riferisci? Cioè, nel senso, la tua probabile formazione per domenica qual è? Del Milan, ovviamente. Ma io credo che, ti parlo rispetto alla titolarissima Sì, che ha sì. giocato a Napoli, cioè sì, a Napoli, scusami. Quindi credo che, vabbè, in porta sicuramente ci sarà Maignan, solito 4-2-3-1, 4-3 comunque. Credo che ci sarà un centrocampista in meno, quindi rispetto al solito trittico di centrocampo con Bennacer, Krunic e Tonali, ci sia un trequartista vero e proprio, che sia De Ketelaere o Brahim Diaz al posto di uno dei tre. Non so adesso chi riposerà, comunque mancano ancora un po' di giorni alla partita, quindi immagino anche che ci sia spazio per uno tra Messias e Saelemaekers sulla destra. Immagino anche che ci sia spazio per Florenzi, visto che Calabria ha giocato tutta la partita contro Kvaratskhelia. E poi penso un turno di riposo anche per Olivier Giroud, che appunto, come ho detto prima, un po' claudicante alla fine della partita, quindi dovrebbe giocare titolare uno tra Origi e Rebic. Gli E indiziati sono questi. E poi dietro Tomori Kier. stavo arrivando al punto, grazie, scusami, Kalulu al posto di Kier. Dal punto di vista della classifica, invece, la restituzione dei 15 punti alla Juventus, che di fatto al momento, se la classifica fosse questa, incredibilmente, però sarebbero fuori dalla Champions le due squadre che sono in semifinale Champions, ovvero Inter e Milan. Dal punto di vista del Milan, il fatto che la Juventus sia tornata su e che quindi l'impellenza di fare punti sia ancora aumentata per il Milan. Dal punto di vista un po' psicologico delle motivazioni, farà sì che il Milan sia ancora più concentrato in campionato, visto che adesso bisogna rincorrere sul quarto posto. Quello sicuramente. I punti ridati alla Juventus, posto che c'è un ragionamento molto lungo da fare su questa situazione, perché il fatto che vengono riassegnati dei Sì. punti a distanza di 4 mesi, mi dispiace dire che falsi, perché
perché è esagerato dire che farsi un campionato, però, no, hai ragione. Però le squadre fanno anche dei ragionamenti su quella che è la classifica, certo, attuale, su quella, sulla classifica che diceva la Juve con meno 15 punti. Ora cambia totalmente il campionato. Non cambia, secondo me, la lotta a scudetto, ma cambia sicuramente la zona che vale per Champions League, Europa League, Conference League, perché le squadre alla fine sono tutte lì chiuse in 4-5 punti. Però credo che questa cosa nella testa dei giocatori vale sicuramente, e che ora si ritornerà a ragionare su una Juventus in vantaggio di 6 punti sul Milan, e che quindi lo sforzo sarà maggiore rispetto a quello che si è visto precedentemente, anche perché abbiamo visto tutti, l'avete notato anche voi sicuramente, che il Milan in campionato ha, tra virgolette, smesso un po' di giocare per puntare a questa Champions League. Quindi Carlo, tra l'altro, segnala che Calabria è squalificato, mio piccolo errore, ha ragione, quindi giocherà sicuramente Florenzi. Quindi penso che il Milan comunque punterà un pochettino di più sul campionato, ma ripeto, l'aspetto tattico della partita me lo immagino con un Milan con un Lecce un pochettino più arrembante inizio partita come all'andata, e con un Milan, non dico un pochettino più attendista, ma che lascerà molto spazio a Lecce, soprattutto centrocampo in difesa, per far girare palla. Gianluigi, ma Leao, ti faccio una domanda stupida, no? Leao, quale prototipo di terzino ferma Leao? Cioè, come deve essere un giocatore? Perché noi ce ne abbiamo un paio che potrebbero, secondo me, uno di questi fare al caso di Leao per fermarlo. Cioè, chi lo ferma Leao? Come si ferma? Secondo me è difficilissimo trovare l'identica di un terzino che possa fermare Leao. Credo che In Serie A, secondo me, non ce ne sono di terzini che possono fermare Leao. Per quanto riguarda l'Europa, ti dico al massimo Walker, ma proprio per una questione di velocità, di atletismo. Atletismo si dice? Vabbè, sì, scusate, non mi viene in mente la parola. Di atletismo, quindi. E credo siano queste le caratteristiche dei giocatori, perché l'abbiamo visto anche con Di Lorenzo, con Ramani, giocatori che, cioè, a un certo punto sul gol di Giroud, appunto, cioè, Leao sembra aver perso totalmente, sì, il pallone, e poi con un'accelerata incredibile riesce a superare Ramani. Però là, Gianluigi, scusami, io da non ho fatto mai il terzino, però lì un bel fallo ci starebbe, cioè un terzino un pochettino con un po' di cazzim, come dicono. Devi prendere per fare fallo. Sì, secondo me è difficile prenderlo. Cioè, un terzino, un giocatore qualsiasi, non lo sto dicendo terzino, ma ne ha saltati tre là, cioè voglio dire, fai un fallo, lo fermi, no? Cioè, che stai aspettando? Ratmani si è appeso quasi ed è caduto lui, perché Leao, oltre a essere veloce, perché è veloce, ha proprio uno strapotere fisico, cioè è tanto, quindi, cioè, oltre al fatto di mantenere il suo passo, devi anche mantenere quel livello di fisicità, no? E quella è la cosa difficile di Leao. Poi i difetti che ha sono che magari alcune partite scende in ciabatte e in alcune fa il fenomeno. Quando scende in ciabatte è praticamente un avversario per il Milan, quando fa il fenomeno, secondo me, è il giocatore più forte della Serie A, per me. Vabbè, comunque non hai visto Gendré, Gianluigi, quindi hai detto nessun terzino in Italia. No, l'ha visto all'andata, mangiato a porta, esatto, vuota, a porta vuota, il 3-0 a porta vuota, di testa fuori. No, ma tra l'altro all'andata sembrava che Lecce fosse quasi riuscito a fermarlo, Leao, che però trovò quel gol sul primo palo, la grande... C'è. Cioè, questo per dire come poi alla fine i campioni riescono sempre a trovarlo. Lì forse un po' colpevole Falcone, se non sbaglio c'era lui in porta. Sì, sul primo palo. Però non, sì, te lo aspetti quel tiro, perché solitamente da lì è un giocatore normale, io, te la mette a giro magari, invece la stretta sul primo palo. Beh, meno, dai, Andrea, ragione. No, un po' di un minimo di golpe ce l'ha Falcone, sì, su quel gol. Sì, sì, sì. Mi sa che è passato anche sotto le gambe, quindi era difficile. Sì, già il pensiero di mettere sul primo palo, poi passa sotto le gambe. Un grande gol, secondo me. Gol, diciamo, da campione. Comunque, se al posto di Di Lorenzo ci fosse stato Baschiotto, secondo me l'avrebbe steccato. Baschiotto sarà disponibile col Milan? Sì, se ci togli pure quello, Gianluigi. No, no, volevo, diciamo, dire che lui... Ci vediamo proprio. No, no, volevo solo dire che lui, volevo fare questo ragionamento, appunto, che potrebbe essere comunque un pericolo
molto grande per il Milan Baschirotto, perché l'abbiamo visto quest'anno sulle palle native. Quindi, tra l'altro, all'andata ha segnato. Quindi, tra l'altro, Milan, squadra che soffre tantissimo le situazioni da palla inattiva. Non so, dico un miracolo che in 26 corner battuti dal Napoli, Olivera se ne sbaglia due praticamente davanti a Maignan. Quindi, si può dire proprio un miracolo. Però io credo che il Lecce, tra l'altro, può far molto male ai rossoneri su palla inattiva. Speriamo. Baschirotto, fra l'altro, realizzerà il suo sogno di giocare a San Siro, perché con l'Inter, se ricordate, prese la munizione, era diffidato e quindi venne squalificato in Inter-Lecce, quindi non poteva andare a giocare a San Siro. Io ricordo in sala stampa venne questa scena strappalacrime di Baschirotto dispiaciuto, però poi il Milan potrà, diciamo, un po' chiudere il suo cerchio, che parte dalla Vigor Carpaneto in Serie D fino ad arrivare a San Siro contro i campioni d'Italia in carica. E ultima curiosità per quanto mi riguarda, Gianluigi, l'avevo chiesto anche all'ospite di prima, quanto gasa il derby in semifinale di Champions? Tantissimo. Io sono del 2000, quindi non ho mai potuto assistere ai derby 2003-2005, quindi solo l'idea, pensare che altra gente ha vissuto quei due derby lì, non immagino la tensione durante quella settimana, quindi l'idea mi gasa tantissimo, e poi non vedo l'ora di vivere quella tensione che fa quasi paura, ecco. Soprattutto per anche una questione con amici, come si vive questo rapporto con gli amici in quella settimana di terrore. la godi questa partita, dai, che è importante. Ma infatti a questo proposito ti volevo chiedere, ma come si vive questo derby europeo a Milano, o meglio, diciamo, il derby di Milano, come si vive? Perché noi siamo abituati, vabbè, noi col Bari abbiamo delle problematiche abbastanza serie quando ci troviamo, però dico invece a Milano come si vive? Si vive solamente sullo spottò e poi comunque alla fine con la birretta insieme, oppure totale separazione delle due fazioni? No, da quello che mi hanno raccontato, allora, il derby di Champions, da quello che mi hanno raccontato, lo si vede proprio, è proprio una settimana di terrore, una settimana di odio totale tra tifoserie. Non si vanno a creare fortunatamente tensioni particolari, quindi risse o roba del genere, fortunatamente no. C'è molto rispetto comunque a Milano. Per quanto riguarda i derby normali, invece, ormai prassi vedere sfottò anche fuori dallo stadio, in giro, partono cori in centro in Duomo, quindi però tutto molto pacifico, ecco, non si va mai oltre. È un derby costruttivo, quindi, rispetto, diciamo, a... Diciamo, non proprio costruttivo, visto tutti gli sfottò, gli insulti che si tirano però addosso, però... Però c'è sempre, quindi non c'è mai quella... Tipo noi, ora, il derby col Bari non lo facciamo da 10 anni, no? Quindi io immagino che quando ci sarà, c'è proprio quell'attesa spasmodica. Milan-Inter c'è sempre, ogni anno almeno due. Leggevo che quest'anno, per la prima volta nella storia, ci saranno 5 derby nello stesso anno, però almeno due all'anno ci sono. Certo. E noi, oltre al fatto che non è una stracittadina, quindi comunque sono, no, città diverse, si vive in maniera diversa, ma poi proprio il fatto che non essendoci ogni anno, ogni volta che arriva c'è questa attesa che crea anche il tempo. Invece magari Milan-Inter almeno due volte all'anno vi incontrate, quindi è anche per questo forse che è un po' diverso. Sì, sicuramente, comunque facendoci l'abitudine nel corso degli anni, fortunatamente i derby comunque hanno sempre avuto un valore, che sia stato per l'Europa League, che sia stato per il settimo posto, che sia stato per la Champions, hanno sempre avuto un grande valore, quindi ormai non si creano più dei disagi, ecco. Gianluigi, ma poi a conferma di quello che dici, io ti porto l'esperienza di un mio amico napoletano che va spesso a vedere la partita Milan-Napoli o Inter-Napoli, e lui va allo stadio con la maglietta del Napoli tranquillamente. Cioè, c'è proprio una, come devo dire, un rispetto di fondo, un'intelligenza che devo darvi merito avete nel rispettare comunque sia l'avversario. Quindi, chapeau.
Assolutamente sì, assolutamente sì, conferma. Ma ti dirò di più, questa cosa fortunatamente succede solo a Milano, cioè, o meglio, non solo a Milano, comunque Milano è uno degli esempi, però sono andato in qualche trasferta europea fortunatamente negli ultimi anni, a Madrid, soprattutto l'anno scorso, ho notato che io l'anno scorso sono andato con maglia del Milan, da tifoso ovviamente, e tra l'altro tifosi... mi sono sorpreso perché alla fine della partita, dopo che ha vinto il Milan, alcuni tifosi dell'Atletico Madrid sono venuti a complimentarsi con noi, che eravamo lì in due o tre, con due o tre tifosi rossoneri, quindi mi ha impressionato. Io spero che questa cosa in Italia possa arrivare in tutti gli stadi. Certo. Esatto. Però in Italia il calcio si vive, è una religione il calcio. È veramente si vive per il calcio in Italia, quindi credo che noi non dormiamo per il calcio, viviamo la settimana per la domenica, no? Esatto, dopo ogni esatto. sconfitta non dormiamo, quindi sono 7 settimane e non dormiamo, non solo non dormiamo non si fa sesso, non si fa niente, cioè esatto. Proprio un... noi per esempio io sono da 8 giornate che non faccio sesso, quindi... No, bisogna sempre chiuderle in miseria così, sì, no, cioè, a un certo punto non lo so chi li prende comunque, cioè, è l'orario, ha suonato la campanella, noi ringraziamo Gianluigi per essere stato stato con noi, grazie a voi ragazzi, grazie mille. Buon proseguimento, buona serata. Ciao, grazie. Ma io lo so perché sta facendo questi discorsi, abbiamo parlato prima di tutto, sta per chiudere questo cerchio di rilevanza, anche quella volta parlò di... Sì, ho capito, lui vuole chiudere il cerchio, che facciamo? No, vincemmo, dopo no? Appunto, dire, però lo stai... ormai bisogna provarle tutte. Bisogna fare qualche cosa, bisogna provare, esatto, bisogna provare per vedere se... Prima giustamente Gambo viene ripreso, perché cioè... ragazzi, è tutto preordinato, mica ho detto che non lo fate voi, ho detto io ragazzi, ma è tutto preordinato, perché per scaramanzia sta cercando di chiudere un cerchio, Carlo, che si è aperto dopo Lecce, dopo Atalanta Lecce, che è stata l'ultima vittoria del Lecce 19 scusate febbraio, ma io mo non vorrei aprire parentesi, ma voi dopo una sconfitta del Lecce magari immeritata riuscite a passare una settimana tranquilla, beata, no, normale, no, tu sei vabbè, ti posso dire qual è una delle cose che io veramente non riesco a sopportare, che ma veramente mi dà una rabbia assurda, e poi che il giorno dopo quando vai al lavoro e ti chiedo a me ma com'è il Lecce che non ha vinto, cioè, io grazie a Dio sta cosa infatti quella è un'ottima cosa non vivere qui, perché dall'edicolante al barista dice ma Lulecce, chiunque ma Lulecce, poi sai cos'è, se poi fosse colpa mia, responsabilità mia, sì esatto io fosse è vero, comunque questa cosa la riscontro più di metterci l'anima io, però in campo purtroppo non ci vado, quindi... Però ti condiziona, ritornando a quel discorso, ti condiziona la settimana, no? Lavorativa, l'umore, ragazzi, sono cose che... Il lunedì ti condiziona, perché io per carattere sono uno sempre ottimista, e quindi dal lunedì pomeriggio inizio a concentrarmi su quella dopo e mi autoconvinco che quella dopo andrà bene. Quindi fino a lunedì mattina c'ho i residui, le scorie perché quella precedente non è mai esistita praticamente. Quella precedente, ti devi godere se la vinci, però anche lì fino a lunedì pomeriggio, perché poi lunedì pomeriggio devi entrare nell'idea di quella successiva, perché sennò poi cala la concentrazione. Ragazzi, il purtroppo post è drammatico. Il post è una malattia. Perché poi devi spiegare, cioè ti chiedono ma su Lecce, devi spiegare, ma allora no, vabbè, ma in realtà sai così, in realtà la partita è stata così. Perché poi non l'hanno vista la partita, quindi loro vedono Lecce-Sampdoria 1-1 e dice Lecce non vuole vincere, il Lecce si stanno vendendo le partite, e allora tu poi già hai... No, sì, i complottisti che dentro ci sono, no, non vogliono andare, non vogliono salvarsi. Sì, perché poi vabbè, tifoso, vabbè, ma manco, Lecce è piena, ma manco tifoso medio è quello che vede su Sky Lecce Sampdoria 1-1 in sovraimpressione, dice ha pareggiato l'ultima in classifica, Andrea, quindi fa schifo. Vedi che c'è peggio, che chi sta peggio di te, vedi che c'è stato... Vabbè che loro non possono parlare perché stanno ancora in Serie B fino a prova contraria, quindi i baresi non possono proprio parlare.
Ma guarda che veramente, cioè nel Lecce, in Lecce, cioè dentro Lecce, perché poi alla fine molti tifosi del Lecce sono anche lì fuori, ma molti leccesi di Lecce città, il Lecce non lo seguono neanche, e quindi ovviamente diciamo viene spontaneo fare queste però domande. I risultati li sanno tutti, e soprattutto, sì, ti fermano quando perdi. Sì, quando, è vero. Dopo Bergamo nessuno ti fermava, nessuno, tutti di forza. Ora invece tutti con calma chiede a sapere perché il Lecce non vince, perché... Sì, quella è la cosa, quella è la cosa che è veramente drammatica. Io odio. Il dover dare poi spiegazioni, come un baroni qualsiasi, diciamo. Doverti giustificare di una cosa che non dipende da te. Dover spiegare perché il Lecce ha perso. Vabbè Pierpaolo, però scusami, questo fa parte anche del tuo, diciamo così, ruolo, nel senso che sanno chi sei, sanno che sei un questo giornalista, è vero. Voglio dire, non è che... Questo è vero, però capisci bene una... Però Carlo, c'è un problema. Sono anche emotivamente coinvolto, per quanto io possa provare, diciamo, a commentare in maniera fredda e asettica, sono anche emotivamente coinvolto. E quindi io, dopo una sconfitta, io di tutto voglio parlare, tranne che di calcio. Cioè, quindi dover però spiegare la sconfitta è veramente una sofferenza. Però sono cose che bisogna fare. Anche perché poi magari ti salvi il giorno stesso, non ti chiedono bella salvezza, no, però l'anno prossimo calmo, fermo. Una cosa alla volta. Nella gioia non c'è mai. Dicono subito. Vabbè, poi tanto poi se ne andando tutti lì. Ragazzi, l'ultima cosa prima di chiudere, perché Carlo Murra dice: ragazzi, io spero il Bari salga perché mi manca troppo il derby. Voi come lo vedete? Comincio io. Sportivamente, ragazzi, non posso sperare che il Bari abbia bene. Quindi, francamente, vi auguro di rimanere in B e l'anno prossimo di retrocedere. Sinceramente, esperti shock. C'è il C, vi auguro di retrocedere in C. No, ma li posso urlare bene, cioè, sportivamente, ragazzi, io non li posso urlare del bene, sinceramente. Io sono d'accordo con te, ma figurati se li possiamo urlare. Serie A, il derby, io mi sono elasticizzato un po' sul Bari, cioè poi comunque dopo che sento Carlo capisco se posso essere veramente... No, allora ti sei elasticizzato, io sono d'accordo con Andrea, nel senso che il derby è una partita indubbiamente molto sentita, bella, eccetera, però siccome non si gioca perché loro stanno in una categoria inferiore, io mi auguro che rimangano lì anche quest'anno, anche se la vedo dura, nel senso che secondo me salgono quest'anno. Andrea, sono forti, giocano bene e sono forti. Non ci salgono vabbè, perché secondo Andrea. Me perché secondo me ai playoff i valori al lotto, lo sappiamo, però giocano bene. Andrea, no, il Bari gioca bene, una squadra che gioca bene, è una squadra tosta, è una squadra tosta. Io mi auguro anch'io, che non mi dispiace, ma non posso augurare un successo sportivo al Bari. Un insuccesso sportivo posso augurare, non augurerei la scomparsa del Bari, perché sennò sarebbe brutto, cioè brutto, no? Augurare la scomparsa di una squadra, questo a prescindere che sia il Bari. No, certo. Però tutti gli insuccessi sportivi di questo mondo glielo auguro con tutto il cuore. E io sono curioso di rivedere due tifoserie che hanno preso la rincorsa per tornare nel calcio che conta. Sarei curioso di vedere, cioè di capire com'è il derby della Puglia nel 2020. Cioè, ragazzi, manca 10 anni, forse sono cambiate anche i personaggi, comunque anche i tifosi stessi, non lo so, tipo se l'ultra del Bari dell'epoca c'è ancora. Stefano, tu devi partire dal presupposto che sarebbe un derby a porte chiuse per la tifoseria ospite. Devi partire da questo presupposto, perché non ci sarà, da qui almeno per i prossimi anni, dovesse essere pure il prossimo, non ci sarà un Bari-Lecce, un Lecce-Bari con i tifosi ospiti. Quindi sarà Carlo, io spero invece che la maturità del perché team, Carlo anche, guarda, diciamo, non ci calcio, scontri da parecchio torni, ma chi stai dicendo? Già non ci incontriamo da 11 anni, già non sono 11 anni. Scusate, ma ti sei scordato coso l'autostrada,
Vabbè, ho capito, ma sto parlando de... ma quelle sono cose che succedono a prescindere, cioè possono... Beh, alla fine non era per un derby, era perché stavano andando a Roma. Capito, quindi quelle possono succedere a prescindere. Ho capito, ma sono due tesorerie, cioè possono incontrarsi quando vogliono, in realtà, se, se per no, questo. In realtà no, cioè nel senso là c'è stato un caso particolare, perché uno andava da una parte, uno andava dall'altro, li hanno aspettati e li hanno presi alla sprovvista. Però vabbè, dire, comunque c'è, al c'è di là di questo, però diciamo, cioè, secondo me non è, diciamocelo chiaramente, cioè non è la partita che crea l'occasione per fare a botte. No, ma soprattutto per noi di Lecce, che comunque per andare ovunque dobbiamo comunque passare da Bari, cioè potrebbe succedere sempre, in qualsiasi momento. Posso dirvi fine... anche un altro motivo che poi in realtà esula dal Bari in sé. E il fatto che io, ragazzi, non sopporto sta cosa delle multiproprietà, cioè che un presidente di calcio debba avere due squadre, e che quindi De Laurentiis, come è stato Lotito la Salernitana, che l'anno scorso praticamente si è salvata un po' per merito di Lotito, un po' per merito di Erbolino, sta cosa di una squadra deve avere due presidenti. Quindi, cioè, il Bari risalga in Serie A quando ha un presidente diverso da De Laurentiis, che gli porta in Serie A con un progetto, perché ma il Bari come il Mantova che c'è il presidente dei Setti del Verona, o come la Juventus Under 23 che, non, che controlla, cioè queste cose delle doppie squadre, delle multiproprietà, a me non piace. Fortuna l'hanno bloccata, non, si, non può essere. Però l'hanno bloccata non è retrettiva, nella, diciamo. Nella, è retrettiva. No, nella stessa categoria l'hanno bloccata, però se categorie diverse le possono avere. Io non riaprirei il discorso Salernitana con Carlo in diretta. Ecco, quelli sono gli altri, per esempio, che io ci no. Quelli no. Proprio io non li sopporto proprio, ma non so perché, ma non è che mi hanno fatto qualche cosa. Vabbè, Carlo, quell'anno fu pesante. Ma però insomma, Andrea, come ci sono state anche tante altre squadre che ci hanno infastidito. Il Frosinone per anni c'è stato qua, poi piano piano è svanita, no? La è migliorata. Sì, però questi qua, già che sono amici dei baresi, già partono con il piede sbagliato, secondo me. Ma proprio mi stanno antipatici, c'è un'antipatia per i Salernitani. Abbiamo capito, Carlo, e vi diamo gli salutiamo gli amici di Salerno. Speriamo di rincontrarci l'anno prossimo in Serie A. Che mi seguono anche su Twitter, ogni tanto mi scrivono, mi saluto. Per chiudere vi do la benedizione con il biglietto dell'ultimo Milan-Lecce in Serie A, Calderoni. Storico, Andrea Sperti andrà a San Siro, sarà a San Siro, settore ospite, chi vuole ed è un che... segnale, è un segnale chi vuole, per... chi vuole baciarmi, abbracciarmi può, no? No, è per incontrarci, chi vuole arrivo, visto chi vuole sarà un appello comunque chi vuole fermarmi io non. Come sarai vestito? Però lì... così ti riconoscono meglio. Avrai qualche... No, no, è normale, un giubbino, vuoi... una sciarpa. Ti organizziamo comunque gli incontri, colloqui. No, io prometto una cosa in diretta alle 22:38. Se dovesse andare bene, se dovessimo fare risultato, facciamo un bel collegamento da San Siro. Tanto sicuramente usciremo tardi, perché poi lì già l'altra volta ci facevano uscire dopo la vita. Oh, dai, dilla cosa. Quindi faremo un bel collegamento. No, basta, un bel collegamento da San Siro. Ah, così e basta. Non ci farai. Ah, dice per adesso no. Un bel collegamento da San Siro, basta. Che dobbiamo fare? Su questa promessa di Andrea Sperti io vi saluterei. È stata una piacevolissima serata, è stata una bellissima. Comunque la Roma vince 2-0 col Feyenoord, ragazzi, e 2-0 ha ribaltato la partita. Mentre la Juventus 1-1 contro lo Sporting Lisbona, quindi in questo momento sarebbero qualificati. Annullato il 2-0 della Roma. Non ci voleva sto fatto dei punti alla Juve proprio oggi, maledetto. No, Carlo, ma che cosa cambia? Il Milan stava quarto, ora sta quinto. Cosa ti cambia? Deve andare in Champions comunque. Cioè, deve vincere. Sì. Per carità, poi, veramente speriamo che siano ubriachi di Napoli ancora, che si siano... Carlo, tranquillo, io ti ho portato 3 punti da Remona, ora sto andando per prendere altrettanti da Milano. Speriamo. Dai, aspetti la nostra garanzia a Milano. Buona serata a tutti e grazie di averci seguito. Ciao.